Allora, eccoci qui per la sessione del pomeriggio. Quindi, ricapitolando velocemente stamattina, quello che abbiamo fatto questa mattina, abbiamo esplorato un po' le opportunità che ci offre, diciamo, l'Europa a livello generale nel settore culturale. Abbiamo capito un po' i ruoli che ci devono essere all'interno di un team, di progettazione. E poi Sì, l'importanza della dell'area, rilevanza. rilevanza dei nostri progetti per se vogliamo presentare un progetto a livello europeo. Ok, quindi adesso passiamo subito allo sviluppo dell'idea progettuale. Quindi siete due gruppi, quindi per ogni gruppo sviluppa un'idea progetto. Forse conviene, viene più facile se anche vi date un nome, quindi vi inventate al momento un'identità di Una gruppo, sorta di quindi gioco di ruolo, sì, una sì. sorta di gioco di ruolo. Chi siete? Brevemente, qual è la vostra mission? Lo accordate? E poi, volendo, potete comunque lavorare su un'idea che avete in mente. La discutete nel gruppo e vedete come fare. Quindi, prima tra di voi vedete un po' l'idea che vorreste sviluppare, no? E che magari avete intenzione di presentare a livello europeo. Poi, dopo la formuliamo. La dite e poi dopo vi chiediamo di essere più precisi e rispondere a queste domande e poi passiamo un attimo più nel dettaglio alla Gli descrizione, elementi che gli compongono elementi sì, un che progetto, la scrittura. compongono un bando ed un progetto, le caratteristiche che deve avere un progetto. Adesso Quindi, lavorate su, anche se avete più di un'idea progetto, potete sì. anche averne più di una per gruppo, ma comunque un'idea che sia concretamente poi utile anche per voi nella progettazione europea. Quindi partite da chi siete, per esempio, la maggior parte avete tutte, penso, la stessa passione per il settore audiovisivo, l'animazione, quindi non so, potete ruotare intorno a quel settore e sì, datevi un'identità, un nome, cosa volete fare con questa associazione e poi l'idea che volete mettere in campo. E confrontatevi, quanto gli diamo secondo Vediamo. 10 minuti. te? 10 minuti? Ok, così comunque deve essere un'idea progetto e poi la modelliamo, vi facciamo lavorare rispondendo a quelle domande. Ovviamente tenete in considerazione tutto quello che abbiamo detto stamattina. Partite da voi, se siete. Cioè, se siete una piccola associazione,
Cioè, partite, decidete che siete una piccola associazione e lavorate, insomma, su quello. Ok. Cerchiamo di fare una cosa più reale, più plausibile, più reale possibile che vi possa servire. Se... Allora, questa volta iniziano loro, stiamo facendo una volta ciascuno. Ok. Allora, sentiamo... Allora, vi diamo 5 minuti, ascoltate un attimo. No, 5 minuti per, anzi 3 minuti per spiegarmi la vostra idea, per spiegarci la vostra idea progetto. In 3 minuti. Scusate? Intanto, come vi chiamate? Come vi chiamate voi? Green Fantasy. Come? Green Fantasy. Mi dissocio. Voi come vi chiamate? Green Fantasy. Una cosa facile, no? Ciubecca? Sì, Ciubecca è una cosa. Ah, ok. Ottima idea. Sì. Ispirato voi questo nome. E la vediamo in tutta Europa. Ok. Allora, conoscete la tecnica dell'elevator pitch? Praticamente l'idea è di presentare il vostro progetto durante la durata di una corsa in ascensore. Quanti piani? 7. Noi ne abbiamo aggiunti un po' perché siamo in Europa. Sì, di solito sono 4, però siamo in un grattacielo in questo caso. Un grattacielo di un progetto e comincia il primo gruppo che è Green Fantasy. Fantasy? Questo è il nostro nome, è troppo fashion. È meglio di non fare fashion. Per cui cercate di rispondere a queste domande in modo da comunicare in modo chiaro la vostra idea e dovete convincerci. Cominceteci. Via. Allora, il nostro progetto è la produzione di un cortometraggio animato. Per chi... allora, innanzitutto chi siamo? Noi siamo i Green Fantasy, siamo uno studio di produzione di cortometraggi animati e non, però fondamentalmente cortometraggi animati sia d'autore che didattici. È proprio alla didattica si rivolge il nostro progetto. Infatti il nostro è un cortometraggio d'animazione fortemente legato alle tematiche di educazione ambientale, un cortometraggio che in realtà non abbiamo voluto fortemente targettizzare, proprio perché riteniamo, per due motivazioni, sia da una motivazione simbolica, perché riteniamo che le problematiche di educazione ambientale debbano coinvolgere il più pubblico possibile, sia perché vogliamo volutamente utilizzare un linguaggio e una tecnica che possa parlare a tutti, anche per una questione di autorialità, perché comunque accanto a, diciamo, sì.
Poi, obiettivi, sensibilizzare sulle problematiche ambientali ed educare sui comportamenti corretti da tenere, insomma, a seconda delle varie fasce d'età. Quanto abbiamo calcolato che tra la fase di ideazione, la produzione, distribuzione, eccetera, eccetera, abbiamo calcolato un anno abbondante, quindi dall'aprile del 2014 all'aprile del 2015. Perché? Perché riteniamo che ci sia una carenza da un punto di vista istituzionale nella produzione, soprattutto nella produzione di prodotti di una certa qualità, di un certo livello, che possano insomma unire l'aspetto autoriale, ripeto, a quello proprio di informazione, quello didattico, divulgativo. Perché noi e non altri che fanno il nostro mestiere? Innanzitutto perché noi non vogliamo fare quelle cose disgustose in 3D, bruttissime, non è una cosa noiosa. Però mi piace il 3D. Se qualcuno della Pixar ci sta ascoltando. Allora, non vogliamo utilizzare un linguaggio noioso, vogliamo recuperare delle tecniche di animazione comunque più tradizionali, che abbiano un forte impatto dal punto di vista estetico, e perché comunque ci possiamo vantare di avere un gruppo dalle forti competenze. Perché in Europa? Perché comunque parlare di ambiente significa parlare a un livello europeo, a livello globale, infatti lo vogliamo distribuire a un livello europeo, e anche perché comunque per produrre questo cortometraggio ci utilizzeremo diverse professionalità. E manca poco di rilevanza che cos'è rispetto alle priorità dell'Europa. Entriamo pari pari nell'educazione attraverso il cinema e l'audience development, e credo di avere pure qualche secondo di IVA. E niente, ci sono andata all'arca su questo. Grazie. E voi che ne pensate? Se sei riuscita a comunicare bene il tuo progetto, vediamo loro cos'è che hanno colto di questo progetto, del vostro. Un cortometraggio, diciamo, alternativo, nel senso più tra virgolette, nel senso che va di molto più alla qualità che alla vendibilità del prodotto, no? No, entrambe le cose, si lamenta una certa... entrambe le cose, noi vogliamo unire una parte, diciamo, divulgativa e didattica a una parte invece che va di alla vogliamo unire la, diciamo, l'elemento tra virgolette commerciale, ma più che commerciale didattico ovviamente, che deve essere comunque vendibile, alla parte di autoriale, diciamo, vogliamo fare una cosa che a livello di animazione non sia, ecco, come quei classici corti animati che utilizzano un brutto 3D ad esempio, cose fatte in economia, però vogliamo fare una cosa fatta bene, che possa insomma abbia una valenza anche estetica, ecco. Ovviamente dice io voglio fare una cosa, un progetto nuovo, un progetto diverso, sì, ma cosa? Questo è quello che tu devi comunicare. Tu sei un ascensore con un super produttore della Pixar e lui... No, della Pixar no, della Pixar sì. Anche se piace il 3D, però non della Pixar. Però devi dare subito l'idea di qual è la tua intenzione, cos'è che tu vuoi fare. Ok, vabbè, io... Era acceso ancora. La vostra idea? Cazzo. Sì, questa è per avere l'idea, la nostra idea, lo spot sul tuo progetto, però ovvio che tutto questo va sviluppato in un modo molto più dettagliato. Questo è appunto... No, per farvi entrare nella idea di progettualità, perché per esempio la domanda di un progetto, ma quale parte di un progetto? Un progetto è fatto da varie attività, sei tu che lo stabilisci, sei tu che lo scrivi il progetto, quindi sei tu che lo fai iniziare e finire. E quindi poi dentro sviluppi le attività che ti servono per arrivare a quell'obiettivo. Magari tu puoi decidere anche solo di mettere un team su un team per la produzione, però poi il tuo progetto finisce lì e quello sì. È un'altra cosa. Sì. Quindi questo è quello che bisogna focalizzare, sì, chiaramente. Neanche l'idea della distribuzione potremmo non accollarci alla comunità, quindi...
o magari trovare un partner che si occupi di distribuzione, per cui un magari un esterno. Ma appunto la ricetta del partner, ad esempio, cioè noi il discorso del perché in Europa avevamo considerato proprio questo, cioè di fare un progetto in collaborazione, quindi non so, noi con un altro studio ci occupiamo della produzione e c'è poi un altro soggetto che si occupa della distribuzione. Quindi diciamo il corso, l'anno che avevamo preso in considerazione riguardava non solo il nostro lavoro ma anche il lavoro di eventuali partner. Quello va bene perché ovviamente non tutti i partner fanno tutti, ognuno invece ha una work page, ha un compito da svolgere, quindi magari tu lavori i primi 4 mesi e poi partecipi solo a livello di diffusione, di sostenibilità delle attività, di comunicazione, però poi diciamo praticamente attivamente c'è un altro partner che svolge un'altra fase. Sui target poi dopo iniziamo un altro discorso. Secondo gruppo, la vostra idea progetto, così a bruciapelo. Chewbacca Art House Production. Chewbacca, di guerra stellare. Ok, in teoria vogliamo essere un'agenzia di promozione. Qual è il compito che abbiamo? È quello di formare una piattaforma dove gli artisti possano inserire il loro portfolio e le loro competenze, in modo tale da metterli in relazione, partendo appunto da Bari ad esempio, in relazione con varie città e location europee. Okay. Quindi cercare appunto di essere un attimo i tramiti noi, e gli intermediari, e fare in modo che, abbiamo risposto poi a tutte le domande, che si possa abbassare la soglia, abbattere praticamente la difficoltà ad usufruire, a fruire della cultura, l'accesso proprio. E di conseguenza, noi perché ci poniamo, perché siamo geniali in questo? Perché siccome anche noi siamo alla base, noi siamo la base della piramide ovviamente, essendo una piccola associazione, capiamo benissimo quali sono i problemi in cui può incorrere un artista, magari con la sua partita IVA, poveretto, senza essere in relazione con gli enti che realmente potrebbero dargli una svolta, come si dice qua. E quindi noi siamo proprio l'intermediario perfetto, in modo tale... Oddio, quanto mi manca? 1:30? Quanto ho di tempo? Detto ciò, che cosa vogliamo fare poi? All'interno di questa piattaforma creare una shortlist, in modo tale che, come una sorta di cop spettacolo, dove praticamente si possono rintracciare le varie maestranze. E quindi non solo gli artisti possono essere in relazione l'uno con l'altro, ma anche gli enti possono usufruire di questa piattaforma che creiamo. Diventa tipo, io ho bisogno di un artista, ho bisogno di uno scenografo, vado a vedere la vostra piattaforma. Diciamo che l'innovazione... Sì, più o meno, sì, c'era anche la Puglia Film. Però l'innovazione che vogliamo sottolineare è che noi vorremmo anche aiutare gli artisti a fare un vero e proprio tour attraverso le varie location che noi gli troviamo. Quindi qua ci sarebbe anche il nostro guadagno, perché non è che possiamo farlo gratis, ovviamente. Sì. E quindi che cosa succederebbe? Che noi interagiremmo con le varie enti, i musei, qualsiasi ambito, per organizzare questo tour dell'artista, e quindi in cambio noi avremo finalmente il nostro guadagno e potremo continuare appunto la nostra impresa. Rilevanza è questa, secondo me, perché metteremo in comunicazione tutti gli artisti nei vari ambiti europei, organizzandogli proprio fisicamente un incontro eccetera. Però producendo qualcosa insieme, quindi diciamo porterebbero finanze e idee all'interno delle associazioni, quindi si autofinanzia e finanzia altri progetti. Favoriamo l'occupazione degli artisti, no? Sì. Perché questo tipo di lavoro è un lavoro che tutti gli artisti in tutta Europa fanno senza i mezzi necessari a potersi esprimere, no? E quindi lo fanno con molta fatica e non riescono quasi mai a raggiungere i loro obiettivi. Invece il problema serio da risolvere per gli artisti
è quello dei mezzi, non quello dei contenuti, no? Sì, quindi sì, fare sì. Una selezione, un portfolio di selezione. Vabbè, oltre a questo si potrebbe fare proprio una, cioè, potrebbe diventare proprio un tipo di una banca che include con una quota associativa o qualsiasi cosa dei fondi che servono per la movimentazione, per produrre la produzione culturale. Ok. Vabbè, due buone idee, bisogna un attimo dargli una forma più precisa, perché per esempio, quindi il vostro progetto è quello di sviluppare questa piattaforma di incontro, no? Quindi questo è il che cosa. Se ecco, domani, insomma, decidete di sviluppare una cosa del genere, trovate la fonte di finanziamento, eccetera, poi diciamo dovete strutturare un attimo, come dicevo anche a loro, dovete porvi un inizio e una fine, che non avete detto il quando avete intenzione di farlo questo progetto, per esempio adesso no, se poi lo vediamo con ovviamente sì, ok, ci sono una ricerca, certo. Ok. Allora, invece voi lo sviluppo di un cortometraggio a scopo divulgativo per promuovere tematiche di educazione ambientale, sensibilizzare verso sulle questioni ambientali. Ok. Allora, adesso vediamo un attimo gli elementi del bando. Ok, quindi tenete queste idee così che se le dobbiamo scrivere per un progetto europeo, come bisogna fare? Ah, volevo dire, perché vi abbiamo fatto partire da chi siete? Perché è importante, perché in un formulario europeo, penso come in altri formulari che avete scritto, comunque dovete partire, no, dalla vostra mission, da chi siete. Cioè, se siete esperti di audiovisivi, certo, magari dentro il vostro statuto c'è anche l'educazione, la divulgazione, eccetera, però magari difficilmente fate architettura, come posso dire. Quindi dovete sempre partire da quello, da chi siete, dalle risorse interne che avete, e poi ovviamente da lì potete collaborare con altri, acquisire nuove competenze, nuove risorse, però è importante capire partire dalla mission della vostra organizzazione. Questa bisogna averla chiara. Ok, sì, quindi allora, un'idea progetto, no? Deve essere fattibile, quindi dovete capire se è realizzabile con quello che... sì, se avete fatto uno studio di fattibilità, se avete effettivamente identificato i bisogni, no? Quindi perché lo fai? Quindi c'è un problema, per esempio lì vogliamo creare questa piattaforma perché secondo noi manca un punto di unione, un punto di incontro per i vari artisti europei che possono scambiare le proprie maestranze. In un progetto europeo, in un tot di parole, cioè dovete spiegare perché lo fate, quindi dovete avere numeri, dovete investigare se esistono altre piattaforme, dovete identificare il bisogno europeo. Per esempio, stamattina c'è bisogno di tutta una ricerca molto dettagliata a monte. Quindi prima domanda, cioè una certa... sì, un formulario comunque... in genere ti chiede perché hai intenzione di sì. Sì, 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 perché sono tutti elementi che devono essere confutati con dei dati tangibili, per sì. Cui o ricerche fatte da voi o anche ricerche mettendo i riferimenti, non lo so, dell'Istat o di qualsiasi, sì, dell'università, di qualsiasi, o dei studi di settore, dipende poi. E sono sempre da inserire in modo che possano essere verificati e dare anche più credibilità alla vostra, sì, idea.
Per esempio, sì. Per me è stato difficile proprio rintracciare questi dati. Cioè la fattibilità o perché l'innovatività sul territorio, questo vabbè, partendo da... Sì, sì. Diciamo, voi siete un'antenna, no? Sentite questo bisogno, manca in Italia. Magari vedete che all'estero c'è qualcosa di simile o a livello locale. Allora, per esempio, nel formulario mettete, ah, c'è... insomma, cioè, per esempio, partite, non so, dal dato generale, purtroppo gli artisti non hanno, diciamo, mercato, cioè nel senso, ecco, sono sempre, avete capito, no? Cioè, e quindi come riusciamo a facilitare questo processo di incontro? In Italia, per esempio, una cosa del genere manca, però, per esempio, avete visto che in Inghilterra c'è e che funziona bene, no? E che comunque loro hanno intenzione di sviluppare questa cosa, per esempio, a livello europeo. Oppure la Francia non ha una cosa del genere, però hanno anche loro questo bisogno. Sentono che manca un punto di scambio, di confronto per artisti, per scambiarsi proprio, chiamiamole, maestranze. Quindi, perché lo fai? Cioè, deve essere proprio esplicitato molto bene. Ma il fatto che ci sia qualcosa di simile già... fatto che ci sia qualcosa di simile già realizzato è un demerito, cioè nel senso no, non è un demerito. Voi ovviamente tutto quello che fate in un formulario europeo lo dovete spiegare. L'innovazione, come abbiamo detto stamattina, non è inventare la ruota da zero, però esistono delle piattaforme locali. sì. Per esempio, esistono delle piattaforme a livello locale, però non a livello europeo. Quindi io mi metto insieme ad altre organizzazioni a livello europeo e sviluppo e creiamo, diciamo, una piattaforma di scambio a livello europeo. Anche quindi, se voi volete appunto importare una buona pratica in atto, quello già è un qualcosa di importante, perché così permettete a quel progetto, a quell'idea di espandersi, di essere più sostenibile e soprattutto di generare un impatto anche poi a livello internazionale, quindi sì. Anche quello. Infatti, quello che dice Laura è giusto, perché se per esempio avete una piattaforma che a livello locale ha funzionato, è importante lo mettete come prova, come evidenza di questa cosa. Perché ecco, all'Italia ha funzionato, noi la vogliamo portare a livello europeo, quindi la vogliamo sperimentare, la vogliamo innovare, la vogliamo, diciamo, adattare ad un contesto più europeo. Anche usandola magari come base per poi darne una lettura nuova. Quindi deve essere in qualche modo fattibile e realizzabile. La realizzabilità di un'idea progetto è quando tu riesci proprio a definirla. Quindi anche il target aiuta a definirlo. Perché un conto se tu fai attività con bambini, eccetera, poi magari a livello teorico, insomma, filosofico, siamo d'accordo, però un conto è fare attività con bambini, un conto è fare attività con adulti, un conto è fare attività con... Cioè, più riuscite a essere dettagliati nella definizione e più l'idea è realizzabile, capito? Perché ovviamente voi vedremo, cioè, quando poi pianificherete ci sono beneficiari diretti e indiretti. Diretti, sì. La distinzione già permette con quelli diretti di essere più specifici sul vostro progetto, e poi indiretti è molto più ampio per la ricaduta a cascata, diciamo. Sì, ecco, giusto. E quindi, diciamo, più è fattibile proprio, più la definite, e più è più facile per voi anche associarci un budget, no? Quindi dovete essere abbastanza, cioè, molto dettagliati, concreti in questo. Rilevanza, quindi ovviamente voi avete riscontrato un problema e pensate che per esempio fare dei corsi di educazione ambientale è rilevante, sia al fatto cioè potrebbe aiutare per esempio a incentivare l'uso della differenziata, quindi, no? Facendo laboratori per esempio con i bambini poi tornano a casa e magari incoraggiano le mamme a fare la raccolta differenziata, e questo a un livello più alto ha un impatto, diciamo... Nel nostro
Perché il nostro laboratorio, il nostro progetto utilizza la tecnica tradizionale dell'animazione tipo la stop motion, possiamo fare un'animazione attraverso i materiali di riciclo, no? E quindi sì, dimostrare come, ecco, diciamo, unire la tecnica, cioè unire, fondere tecnica ed educazione ambientale, quindi rispetto per l'ambiente, eccetera, in uno stesso prodotto, ad esempio. Sì. Quindi diciamo che sì, diciamo che è rilevante perché voi avete definito un problema e questo vostro progetto risponde in qualche modo risponde alla risoluzione di quel problema. Quindi come il vostro progetto cambierà la situazione di partenza? Sostenibilità, l'abbiamo detto stamattina, la sostenibilità è appunto è a lungo termine, cioè quindi voi quando già progettate dovete pensare quello che succederà dopo alla fine del progetto, ma già in fase di progettazione e quindi come dicevamo se è legato alla vostra mission sicuramente o alla mission di tutti i partner europei sicuramente non sarà un'azione spot ma diventerà praticamente una pratica comune. Voi diciamo, fate questi workshop innovativi e poi praticamente diventano una pratica comune che magari potete pensare anche di adattare a diversi target. Quindi lo dovete già pensare nella fase di design. Poi abbiamo quindi l'obiettivo generale. L'obiettivo generale del vostro progetto è a lungo termine, quindi in genere è quello che va un po' oltre. Quindi, per esempio, per il vostro progetto è sensibilizzare i bambini, aumentare la consapevolezza sui problemi ambientali. Cioè, che, per esempio, adesso dico così: quindi l'obiettivo a lungo termine è quello, la sensibilizzazione dei bambini rispetto a delle tematiche ambientali. E l'obiettivo a lungo termine per voi, per esempio, quale potrebbe essere? Quello di far sì che nascono più a causa all'interno di vari paesi europei. Sì, sì, che le realtà autoprodotte artistiche presenti in Europa soffrano sempre meno di un isolamento, di mancanza di spazi che vengono rosicati dall'industria culturale. Sì, oppure anche creare una rete, no? Tra artisti a livello europeo, diciamo, no? Che poi quindi sia sostenibile nel tempo, quindi anche quello lì. Una no? Banca dati. Una sì, banca dati. Un'abilità per questo, diventare anche una piattaforma di offerta lavoro. E quindi ecco, diciamo, risponde alla domanda anche il perché lo fai. Poi ci sono gli obiettivi specifici che in qualche modo sono le attività che voi realizzate all'interno del progetto, quindi sono quelle attività a medio termine, diciamo così, gli obiettivi specifici. Poi la misurabilità, vediamo un po', ok. E gli obiettivi specifici devono essere misurabili. In un progetto europeo è importante che voi indichiate, per esempio, io volete fare 5 laboratori per ogni laboratorio partecipano 20 bambini. Quindi praticamente poi alla fine avrete 80 bambini a cui diciamo il vostro laboratorio ha cambiato in qualche modo, ha aumentato la sensibilità, ha cambiato la percezione dell'importanza di riflettere su quello che tu consumi, dei rifiuti che produci, eccetera. Quindi deve essere proprio misurabile. Cioè bisogna essere proprio cifre, numeri molto concreti. Molto concreti. Sì, diciamo che vabbè, prendete i piccoli step, gli obiettivi specifici sono i piccoli step che poi ti portano a raggiungere il tuo obiettivo generale. Però mi raccomando, alcuni progetti non sono stati finanziati perché non avevano degli indicatori misurabili. Però ad esempio nel nostro caso, no? Sì. Gli indicatori misurabili. Nel nostro caso gli indicatori misurabili
Si sente? Cioè, credo che sia difficile perché appunto parlando di didattica e quindi di educazione, alla fine il computer se serve per i laboratori didattici. Anche di software. Di software. Microfoni, attrezzature. Sì, quindi tutte le spese che servono per le vostre attività voi le mettete nel budget. Quindi queste sono, diciamo, sì, la scadenza dei progetti ovviamente è perentoria, non è che potete sottometterla il giorno dopo, se scade il 31 gennaio è il 31 gennaio, quindi per questo anche lavorare in gruppo, dividendovi i compiti, qualcuno che controlla quando è la deadline, cioè comunque più o meno, magari dipende sempre da quanto è grande il progetto, però uno o due mesi ci vuole perché praticamente, cioè, dovete anche contattare tutti i partner vi devono mandare la documentazione, lavorate a livello europeo, dovete insomma pianificare a monte, gli orari sono diversi, diversi le giorni, feste, le, vacanze le feste sono diverse, e, quindi queste sono tutte cose che dovete tenere in considerazione e poi anche l'approccio, noi in genere italiani lavoriamo subito sotto deadline. Tu coinvolgi uno svedese a 3 settimane o 4 settimane alla scadenza? No, no, è troppo, non ce la faccio. Eppure si penserebbe il contrario. È troppo vicino. Quindi capita. Sì, poi c'è chi magari ha già esperienza in progettazione europea, quindi sa già quali sono tutti gli step, ha già tutti i documenti pronti. Chi invece non l'ha mai fatto e quindi non sa. Ci vuole tanto tempo per. Sì, quindi è meglio partire con un po' d'anticipo. Sì. Ok. Vabbè, poi lì diceva del, per esempio del referente, come è bene avere chiaro chi è il vostro referente, a chi fare domande, perché poi sia per esempio le ACEA, se scrive in genere comunque per esperienza personale sì, comunque rispondono, cioè telefono, sono un po' vaghi, non è che ti dicono proprio, però insomma ci sono, rispondono, poi comunque c'è sia il contact point italiano e sì, insomma, che dà una mano in fase di progettazione. Ok. Allora, è importante l'innovazione, perché in genere c'è proprio un box su come il tuo progetto è innovativo, quindi lo dovete spiegare perché è innovativo, lo dovete spiegare bene perché. Per esempio nel Cultura c'era, ti chiedevano di specificare l'eccellenza della qualità dei tuoi, il livello di eccellenza della qualità dei tuoi prodotti, quindi voi lo dovete spiegare a parole questa cosa, quindi serve proprio a capire perché devono finanziare il tuo progetto e non quello di un altro, quindi qui ci dovete molto lavorare. Quindi, e dovete avere ben chiaro. Insomma. E dovete ben chiaro, quindi non so se glielo facciamo fare, magari se volete lavorare un attimo sul vostro progetto, su questo concetto, sull'innovazione, spiegarla bene. Poi però noi saremo. Non servirebbe un'analisi delle ricerche che ti consentono di capire qual è l'elemento veramente innovatore? Sì, infatti, perché lo fai, no? Cioè, tu devi partire da una base. Per esempio, nel progetto che abbiamo fatto col Digital Storytelling, cioè il Digital Storytelling di per sé non è una metodologia innovativa, è molto utilizzata, però è innovativo l'applicazione, no? Lo applichiamo alla validazione delle competenze. In un altro progetto, per esempio, noi l'abbiamo applicato alla valutazione dell'impatto delle attività dei musei scientifici. E quindi lo utilizziamo per fare dei laboratori con persone che stanno in carcere, con le case degli anziani, quindi con quelle persone che normalmente per qualsiasi motivo non riescono ad arrivare al museo. Quindi, anche le loro competenze tecnologiche, soprattutto gli anziani, ma anche chi magari vive in condizioni svantaggiate, che non ha un accesso facile al computer, internet,
Quindi tu lo devi motivare, per esempio noi l'abbiamo motivato, abbiamo detto il digital storytelling comunque è una metodologia che è usata, ha molto successo, però noi la vogliamo sperimentare in un altro settore e vedere come va, perché secondo noi attraverso il processo di narrazione le persone aumentano la consapevolezza delle competenze acquisite in ambiti meno formali. No? Quindi noi abbiamo questa tesi, abbiamo questa ipotesi, attraverso il progetto la vogliamo verificare. E quindi secondo noi il nostro progetto è innovativo per questo. Quindi cioè, in qualche modo lo dovete... sì, e questo ci vuole uno studio alla, ci vuole uno studio alla base. Di prima di innovatività, quindi anche riprendere cose che non sono magari innovative perché tecnologico, perché sono nuove, ma anche perché c'è una riconversione, un riuso di cose già esistenti in una nuova chiave, una nuova lettura. Per esempio, di piattaforme ce ne sono tante, però la vostra è innovativa perché? Perché risponde ad un bisogno reale. Non esistono piattaforme così in Europa, no? In cui gli artisti possono scambiarsi le competenze, per esempio. Adesso dico sì, per esempio in un altro progetto che spiegavo prima alle ragazze, noi abbiamo sviluppato un programma di mentoring a livello europeo, no? Nel settore culturale, e abbiamo fatto un'indagine prima, cioè non esiste un programma di mentoring nel settore culturale, o comunque gli esempi sono pochi. Per cui noi prendiamo la metodologia del mentoring, che è una cosa fritta e rifritta, però poi la applichiamo al nostro settore. Quindi non è che stiamo inventando la ruota. Certo, con questo progetto abbiamo anche sviluppato una piattaforma, eccetera, però diciamo che l'innovazione sta in quella anche di prendere qualcosa che c'è e adattarla ad altri settori. Diciamo. Poi comunque la ricerca può essere anche inserita all'interno delle attività del vostro progetto, per cui inizialmente possono essere previsti 2 mesi di approfondimento su alcuni temi che poi dai risultati poi nascerà insomma tutto il resto. Ah, un'altra cosa sulla sostenibilità, è importante anche appunto che un progetto sia replicabile, che voi fate tipo un modello che può essere replicabile in altri contesti, e quello è anche importante, perché altre istituzioni, organizzazioni lo possono adottare come buona pratica, quindi in qualche modo dovete studiare un modello. Magari vi includono in un altro progetto. Sì. No, il processo sì, però. È il processo magari, il processo. Ovviamente il prodotto è quello. Sì, ma anche il processo in questo caso è chiaro perché si producono così i film. Sì, 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 però magari voi avete, magari mettete a punto delle approcce, sì, nel facilitare con i bambini, nel raccogliere le loro evidenze. Sì, sì. Io adesso nel contenuto... diciamo non so bene, no? Come lo volete fare questo laboratorio, però per esempio neanche voi però magari è innovativo il fatto che il cortometraggio sulle tematiche ambientali lo fanno direttamente i bambini, no? Che i bambini prendono la telecamera, vanno, non lo so. Lui per esempio animava oggetti, proprio sì. Spazzatura, sì. Ha fatto delle cose così, sì. Però non gli dava la finalità, cioè era solo una finalità estetica, no? Sì, sì, e invece sì. Noi magari possiamo utilizzare quella tecnica, sì. Dandogli invece una finalità che è proprio didattica, cioè nel senso che io prendo la spazzatura e la rendo personaggio. Sì, sì, sì. La tecnica però tu la devi apprendere, la devi trasferire, quindi c'è comunque un momento che può essere replicabile. Per esempio, adesso detto così sembra strano, però la spazzatura è un tema comune in Europa, no? Quindi sono comunque dei workshop che possono essere replicati, no? Anche con altre scuole europee, per esempio. Lui citava Svankmajer, ci sono degli animatori inglesi, che ad esempio utilizzano proprio spazzatura, forchette senza denti, cioè vecchi stracci,
E i loro cortometraggi ad esempio sono opere d'arte, sono ma di altissimo livello, quindi anche per questo motivo diciamo l'obiettivo era comunque legare a livello propriamente il messaggio didattico banalmente proprio un obiettivo estetico alla fine. Cioè, devi capire questo, qual è il vostro obiettivo? Perché è importante definire questo. No, prego, prego. No, non vuole dirlo. No, che il difetto del corto, che non avevamo calcolato il non era indirizzato appunto, cioè non era un laboratorio, ecco, quello era. Quindi sarebbe da questa cosa del laboratorio, sì, sì. Ah, scusate. Sì, però però può funzionare, perché nel momento in cui tu produci il corto e lo fai vedere, tu puoi creare delle attività collaterali e far produrre tipo in un giorno ai bambini qualcosa legato a quello che hai mostrato. Magari usando una tecnica identica o gli stessi personaggi, oppure completamente diverso. È chiaro che è una cosa che va studiata, però funziona, perché in questo modo tu ottieni il feedback, che è quello che vuole l'Europa, da quello che ho capito. Sì, bisogna valutare un po' l'impatto. No, posso dire una cosa, qui è l'obiettivo che è importante. Se voi avete un obiettivo estetico è un conto, se avete un obiettivo educativo è un altro. Alla fine sono entrambi, io credo che diciamo. Allora, cioè, io credo che comunque un qualcosa di commerciale non debba essere necessariamente brutto. Ecco, quindi ripeto, per questo prima scherzando, però facevo l'esempio di certe opere d'animazione 3D, ma non solo, che alla fine hanno un messaggio didattico fortemente didascalico, ma da un punto di vista visivo ecco, non aggiungono nulla, anzi a volte tolgono, perché sono fatti in grande economia, sono fatti, cioè non sono belli. Allora, ecco, secondo me comunque attraverso un certo, insomma, stiamo parlando comunque di cinema, stiamo parlando di animazione, se anche quando facciamo educazione ambientale non facciamo anche educazione all'immagine, comunque sarebbe inutile usare il cinema, basterebbero dei cartelloni insomma disegnati velocemente, comunque le due cose parlando di arte vanno strettamente a contatto. Sì, 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 ma infatti tu questo lo spieghi dentro l'application. Sì. Cioè, nel senso che tu devi dimostrare, no? Diciamo che si pensa a questa cosa, quello che hai detto tu praticamente, adesso non voglio, sì, senza ripetere, però per esempio nel digital storytelling, a noi non è importante il prodotto finale, il video, per noi è importante il processo. Poi ovviamente, perché magari abbiamo a che fare con persone che non hanno mai usato il computer, abbiamo a che fare con musei che non hanno risorse, che non si possono permettere un tecnico, una persona specializzata, per cui per noi è importante il processo, no? Fargli interagire, fargli costruire la storia, fargli raccontare la propria esperienza, dargli voce in qualche modo. Ovviamente se avessimo sempre più soldi gli metteremo un tecnico che poi aggiusta, affina, useremo Photoshop, insomma useremo i programmi più importanti. Quindi in qualche modo deve essere chiaro l'obiettivo. Poi ovviamente si può coincidere, però certe volte bisogna fare delle scelte, no? Quando... Ok, questo l'abbiamo... Sì, allora... Lavorate su, cercate di capire bene qual è l'innovatività del vostro progetto e poi vi convincete a vicenda i gruppi, ok? Dopodiché faremo sì, noi saremo un partner. Sì, e poi dopo partner. Facciamo la... sì, ok, dopo lavoriamo su... Allora, vediamo poco perché siamo un po' in ritardo. Dai, 5 minuti. No, troppo. 3 minuti. 3 minuti. Ok?
di un CD, un prodotto artistico che ci fa guadagnare qualcosa. Una volta l'anno abbiamo sempre dei soldi, non so parlare al microfono, quindi no che grazie, è innovativo perché? È innovativo perché mette in relazione veramente delle persone, quindi non è soltanto un network digitale. E dà la disponibilità economica a risolvere i problemi. E quindi è un'autoproduzione inserita in un contesto europeo, cioè nel senso non fatta in maniera extra, diciamo, istituzionale, ma fatta all'interno dell'istituzione, nel senso che noi ci offriamo come veicolatori d'arte, la veicoliamo sia finanziariamente che idealmente. Quello che non riesco a capire è dove trovate i soldi, cioè nel senso gli iscritti pagherebbero magari non i primi iscritti, però si troverebbero delle quote associative, oppure tramite quelli che sono iscritti al nostro portale si creano dei prodotti, quindi dei dischi fatti con la cooperazione di queste persone che si vendono e autofinanziano la banca, e che elargisce questo denaro a seconda della necessità, così che a te servono 500 euro per andare dall'altra parte d'Europa e fare con tutti i tuoi materiali, va bene, noi te li prestiamo a fondo perduto, in 2 anni tu ce li devi restituire senza interesse, perché ritornano nella banca, sono tuoi, miei e di tutti. E questa è la cosa intelligente, secondo noi, è la cosa che non c'è. No, mi perplesso. Qualsiasi, ovviamente, da questo tipo di discorso, secondo me, dovrebbero essere, diciamo, allontanati, nel senso, non sono inserite in questo contesto delle case di produzione che già hanno del loro denaro, per il quale noi potremmo offrire, ovviamente, cioè, in questo portale ci sono... Ovviamente sì, le persone okay. Che facendo dei lavori hanno quello che non mi convince. Quello che non mi convince è questa quota associativa, questa vendita di dischi che resto congeliamola qua, perché pure secondo me il modello di business va rivisto. Ci state, però sì, l'idea è bella. Rivisto. Sì, l'idea è bella, innovativa e non c'è, però anche secondo me il modello di business va rivisto, perché cercare delle persone che sposano dei soldi, che sposano i vostri valori, no? È difficile. Sì. Però ecco, congeliamola qui per ora, ok? Quindi poi voi. No, è lei. Comunque, insomma, riflettendo, insomma, abbiamo trovato diversi elementi di innovazione, ma crediamo che l'elemento di maggiore innovatività del nostro progetto sia la parte che segue la visione del cortometraggio, perché comunque oltre alla proiezione c'è un'attività di tipo laboratoriale. Stavamo pensando che il successo della nostra idea sta nel fatto che i bambini, vedendo che siamo riusciti a fare un'opera, insomma un film bello, un cortometraggio bello, utilizzando materiale di riciclo, stavamo riflettendo, se ad esempio bevono dalla bottiglietta dell'acqua e rimane con la bottiglietta, non lo vedono più come un rifiuto da buttare, ma vedono come qualcosa che possa essere utilizzato addirittura per fare arte. Quindi puntare molto su questo aspetto, sull'artisticità del quotidiano, che può essere anche nel, diciamo, nel in quello che noi, insomma, si reputa. Perché ce ne sono 300 di progetti sul riciclo, sul workshop con i bambini. E proprio sull'elemento di, insomma, sulla valenza estetica, diciamo, al di là del. Ma ci sono parecchi, ne abbiamo visti anche in questo workshop stesso, che ci sono delle persone che già si occupano di questo, facendo delle cose belle, ovviamente. All'età che i bambini hanno e alle loro capacità di sviluppare esteticamente una cosa, cioè non c'è. Qual è? dovete lavorare sull'innovatività, dovete lavorare sui processi. Quindi voi prendete un processo che è artistico e lo adattate a un processo educativo, e quindi
dovete, con i fatti, diciamo, con gli studi che avete fatto, con le ricerche che avete fatto, spiegare perché è innovativo nel vostro anche contesto, no? Perché magari anche altre organizzazioni non sanno, in Europa, no? Magari trovate delle scuole che per esempio fanno attività educative ambientali con i bambini, ma non hanno mai provato questa tecnica. Quindi dovete un po' sostanziarla di più e capire voi stessi qual è l'innovatività, no? Della cosa. Il processo. Okay. No, secondo me no, però dovete lavorare un po'. Però concentrarvi di più sulle attività, da lì che poi magari potete far uscire fuori l'innovatività. Concentratevi sulle attività che volete fare e su come poter rileggere in una nuova chiave. Per esempio coinvolgere anche gli artisti direttamente nel processo, no? Magari... Sì, magari qualche artista che è famoso perché usa materiali di riciclo, sì. Quindi dovete un po'... Oppure... Ok, adesso lavoriamo sul partenariato. No, ma infatti è importante, è importante. Cioè, per questo... scusate, ragazzi. Sì. Sì. Vi posso interrompere solo un secondo? No, no, solo un secondo, perché... No, sì, giustamente. No, scusate, soltanto una cosa, perché il lavoro di questo? Perché anche quando progettate, a voi può sembrare l'idea più sensazionale del mondo, quella più... quella che serve, quella più cool, innovativa, eccetera. Quindi lo scambio, per questo nello stesso gruppo di progettazione ci devono essere diverse competenze, diversi approcci. Perché, per esempio, questo qua, no, perché per i bambini, no? E quindi l'emozionale dice, aiutiamo i bambini, così. E poi c'è Spock, l'innovatività dov'è? No? Non ci passerà mai un progetto del genere, no? Perché non hai spiegato bene l'innovatività. Quindi, questo per farvi entrare anche in questa logica di progettazione, no? All'interno del vostro team di progetto. La progettazione partecipata serve proprio a quello, quindi a generare insieme un'idea, a trovare i punti di forza, di debolezza, identificare quindi tutte le caratteristiche che possono poi portare al successo, al finanziamento del progetto. Ok, allora adesso lavoriamo sul partenariato. Sì. Beh, non l'avete dettagliato bene. La BMW vuole fare uno spot. Vieni in centro. Sei venuta proprio nel momento più bello. Sì, questi sono per i bambini più piccoli. Sì, facciamo giocare un pochino, avete lavorato tanto. Quindi, fare un segmento di ogni singolo pezzo del
secondi, 20 secondi, ha un autore diverso, tutti italiani, e quindi cambiava stile da secondo a secondo. Ah, sì, il bel letto, poi ci ritorniamo all'attenzione ai pubblici. Network e mapping, no? Che avete bisogno di 5 minuti o possiamo iniziare? Perché vi voglio spiegare un po' questo vi vogliamo spiegare un po' questo esercizio. Allora, quindi, per costruire una rete partenariale facciamo questo esercizio in cui voi visivamente, partendo dal vostro progetto, dalla vostra organizzazione, da chi siete, vogliamo che ci fate vedere, ci disegnate le possibili, no, prima partendo dal vostro capitale relazionale esistente, cioè voi come organizzazione già siete in contatto con queste organizzazioni, per esempio a livello locale, nazionale ed europeo, poi da lì cercate di capire quali sono i partner, più o meno, o i paesi, no, partiamo dai partner che possono essere interessanti per voi da contattare. Però disegniamo, cioè fate una cartina, visualizzate, disegnate da qui partendo dal centro del vostro progetto. Quindi voi siete Green Fantasy, un'associazione che è a Bari. Ah, partendo da Bari, voi avete contatti già con il comune, con altre associazioni, con... quindi... dobbiamo disegnare il nostro network. Sì, sì. Poi magari... Sì, loro, sì. No, loro hanno iniziato con questa idea progetto, si sono dati un nome e quindi da questo poi devono sviluppare la rete. Invece l'altro è la Giubecca... Art House. Sì. Potete per esempio usare colori diversi, quindi per organizzazioni con cui già siete in contatto e organizzazioni invece che volete, con cui volete sviluppare il network. Quindi però iniziate dal locale e poi sì, in base ai soldi del progetto e in base ai nostri soldi, perché secondo me Pixar, allora, beh, magari iniziate dal piccolo, dal network locale, poi magari viene fuori che qualcuno conosce qualcuno a Pixar, capito? Quindi prima dovete conoscere bene il vostro network locale e poi da lì vi espandete. Cioè, questo è un esercizio che vi aiuta a visualizzare proprio, a vedere quali sono gli attori sul territorio. Quindi prendete in considerazione tutti, dalle scuole, alle fondazioni. Esplorate il territorio. Quindi partendo dal centro, da Giubecca, che avete capito un po' l'esercizio, volete visualizzate il vostro network esistente e poi da lì magari discutendo pensiamo a quello che vi potrebbe, a quali organizzazioni potrebbero essere utili per la realizzazione di questo progetto. Dentro. No, anche
per esempio, non lo so, avete mai riflettuto su, oddio, non so neanche se ci sono qua a Bari, però fondazioni estere, come, non so, a Roma per esempio, noi in realtà non ci abbiamo mai pensato, non abbiamo mai pensato di lavorare con gli istituti culturali, eppure facciamo un sacco di progetti europei. Quindi, con i musei, con le scuole, cioè, con associazioni, no profit. Creativi, come volete? Può essere un disegno e poi facciamo come ospedale. Lui potrebbe essere un quarto d'ora, 10 minuti, 10 minuti. Sempre ella. Per me c'è tutta la...